suerte de ladrones. Eccolo. Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova serie sul canale Big Trotexerre. Questa nuova serie non sarà di pesca, perché ormai è chiusa, sfrutteremo un'altra cosa, il survival e il bushcraft. Lo faremo in questo torrente, conoscendolo appunto benissimo, ormai lo conosciamo a memoria. Confermo. E in cosa consiste un po' questa serie? Quello che noi andremo a fare in questi prossimi video, e partendo già quindi da adesso, saranno le basi della sopravvivenza, di come gestire un fuoco, di come magari accendere un fuoco o di come creare un accampamento per pernottare magari 4-5 giorni, quindi stare veramente immersi nella natura pieno. Poi appunto faremo anche un po' cose più divertenti, giocose, no? Tipo ad esempio abbiamo intenzione già di sistemare un po' qualche punto del torrente. Quindi fare qualche modifica, cose, sì. Creare qualcosa diciamo di nuovo, diciamo, si può dire. Sì, renderlo comunque meglio di com'è adesso, anche se adesso è già un paradiso. Sì. Poi con questa umidità direi di partire allora. Partiamo. Prima cosa, il campo base dove lo facciamo, ragazzi? Dove lo facciamo? Allora, andremo a vedere bene in base a questa mappa del torrente, questa mappa magica, e andremo a vedere dove, diciamo, preferiamo iniziare. Bravissimo. Tutto, perché comunque la maggior parte di questa serie sarà basata appunto sulla base, scusate il gioco di parole. Quindi apriamola, abbiamo questo torrente qui davanti a noi. Come potete vedere è una cartina più o meno, e quindi senza okay, più o meno sì. Qua appunto vedete anche il dislivello con le linee eccetera, e vi metteremo magari una foto in sottofondo qua, così riuscite a vederla. Cosa intanto notiamo subito? Qui, come vedete, passa il torrente, che è questo qui dietro. Adesso c'è pochissima acqua per comunque le poche precipitazioni che ci sono state. E poi? E poi allora inizia partendo da questa parte, ok? Quindi sì, iniziando partendo di qua. Noi siamo più o meno qui ormai, ci siamo già un po' addentrati. Allora, abbiamo fatto già 20 minuti di camminata all'incirca, quindi io direi proviamo ad andare qua in questa zona, che comunque vede, dopo faccio vedere anche a loro. Guardate, sì, qua in fondo più o meno passa un po' a mezzaluna e noi saremo al centro, in modo tale che avremo sicuramente l'acqua. La difficoltà qua sarà riuscire a trovare, secondo me, una parte, diciamo, di territorio dove non ci sarà umidità, per quello che poi andremo a fare anche. Dove non ci saranno anche tanti alberi, perché non vogliamo distruggere il bosco. Sì, ma cosa dici? Era qua, che bel posto. Secondo me ci può stare qua, per fare la serie proprio di bushcraft. Abbiamo il campo, ci sono i sassi, ci sono le piante, cose fondamentali, piante anche unite. Ma sai che è una zona bella grande qua, hai sì, ragione. Allora, c'è qui una bella zona, diciamo, anche per grande, fare il fuoco proprio. Mi sì, una bella zona. C'è questa, una zona lì dietro, c'è una zona qua. Wow. Ok, la prima cosa, quando si arriva in un accampamento, in un bosco, in una palude, in una giungla, in qualsiasi posto, e non Angade fa legna e non sia nulla, bisogna accendere un fuoco. Come si accende un fuoco? Ci sono tante modalità per accendere un fuoco. Allora, noi utilizzeremo un acciaierino, cosa comunque abbastanza complicata. Come vedete c'è tantissima umidità qui intorno, non siamo in estate, è ormai inverno, tanta umidità, zona comunque molto bagnata, foglie umide. La difficoltà quale sarà? La difficoltà è che appena piovuto, l'umidità eccetera porta ad avere quasi tutto umido, quindi dobbiamo cercare di trovare il legno più asciutto possibile in tutto questo bosco, più secco insomma. Esatto. E poi dovremo spaccarlo un po', magari farlo ancora asciugare un attimo, e dopo provare ad accenderlo.
Anche tentato? Sì, sta ancora un po' fumando, quindi si sta riscaldando. Sta riscaldando bene. Vai, c'è, guarda che ha preso, togli tutto, mettiamo su cose. Ha preso qua. C'è sotto la cena e ci vuole un po' di fare un po' di aria. No, aspetta. Si accende lo stesso. Anzi. Adesso bisogna mantenerlo attivo il fuoco. Soprattutto adesso che è fiamma bassa e c'è una piccola fiamma. Dai, per me è da considerare acceso. Veramente, complimenti. Cavolo. A entrambi, abbiamo fatto tutti e due il lavoro. Sono felice. Facciamolo casetto qua. Ok, abbiamo acceso il fuoco, come vedete adesso sta veramente prendendo il sopravvento nella natura, come vedete. Anche nel... No, sta bruciando abbastanza bene, devo dire, rispetto all'inizio che c'era sempre molta più difficoltà. L'abbiamo acceso con l'acciaierino. Esatto, con una pietra focaia siamo riusciti a far questo. E diciamo, sì, era stato un po' complicato accenderlo perché serve costanza nel... Non puoi fermarti, se ti fermi devi ripartire da capo praticamente, perché comunque il calore dopo inizia a disperdersi. Però dopo serve costanza anche nel mantenerlo acceso, quindi sì, direi che stiamo andando bene. Abbiamo fatto questo nuovo pezzo, questo primo pezzo di base, l'abbiamo anche ripulito come avete visto dal time lapse. Abbiamo tirato via un po' di foglie, di legna, abbiamo trovato anche, come cos'è che era quella lì, una rete, diciamo. Ah, già, quello lì, sì, quello in ferro. Non, e l'abbiamo comunque posizionate tutte qua in zona, anche le foglie eccetera, perché ci potranno servire per altre cose. Sì. Le foglie appunto mischiate con la terra ci possono servire ad esempio qua a rivestirlo in futuro, questa zona qua del fuoco. Wow, sto ondeggiando. E vabbè, il questo ferro, è stato vedremo. Un video, diciamo, un po' riassuntivo di quello che comunque andremo a fare. C'è l'accensione del fuoco, come accendere un fuoco, come creare un riparo, come gestire il fuoco, ma non solo, poi riuscire anche comunque a trovare del cibo, cosa non tanto semplice soprattutto in inverno quando c'è la neve, quando comunque fa anche molto freddo, giusto? Sì, perché comunque questa è una cosa base, però ovvio, senza cibo, senza acqua. Poi comunque qua c'è un torrente, sfrutteremo bene anche il torrente e basta fare un po' bollire l'acqua. Sì. E poi appunto ci sono tante altre cose che andremo a fare. Adesso continueremo a ripulire questa zona in modo tale che la zona del fuoco sarà già pronta, diciamo, anche per il futuro. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Questo qua è il primo episodio di Bushcraft che abbiamo iniziato a fare. Noi ci vediamo allora al prossimo episodio. Lasciate un like, un commento, un'iscrizione, attivate la campanella, condividete. E non mi ricordo se ho saltato qualcosa, fate tutto quello che vi dicono anche gli altri. E dai, ci vediamo. Alla prossima, ragazzi. Ciao.